Nell'ambito dell'incontro che si è svolto il 16 ottobre con tutti gli operatori del settore per tracciare un bilancio della stagione estiva 2017, sono state presentate alcune relazioni da parte del direttore centrale Vigilanza Tecnica, Roberto Vergari, e del direttore centrale Economia e Vigilanza Aeroporti, Fabio Marchiandi, per illustrare gli elementi più rilevanti del periodo analizzato. Chiediamo ai due direttori di fare con noi il punto sui principali dati emersi. Dottor Marchiandi, qual è il bilancio della stagione estiva 2017 in termini di dati di traffico e di diritti dei passeggeri? Il bilancio dei passeggeri trasportati nel primo semestre 2017 è estremamente positivo, in quanto ci attestiamo in un incremento medio di 6,7% di passeggeri. Analoga percentuale la riscontriamo anche nel periodo di picco, ossia da luglio ad agosto. Pertanto possiamo desumere che il trend è sicuramente positivo nell'arco dell'anno e con qualche probabilmente defaillance nella fine dell'anno prossimo, in quanto il fenomeno Ryanair inciderà sicuramente su tale situazione. Per quanto riguarda invece i reclami dei passeggeri, si è assistito nella prima fase dell'anno in un tendenziale incremento dei reclami pervenuti a ENAC, mentre invece nel periodo estivo si è assistito a una diminuzione di tali dati, probabilmente dovuto al fatto che sono stati maggiormente posti in essere strumenti a supporto del passeggero in ambito aeroportuale e pertanto i reclami hanno avuto un decremento anche significativo, in quanto oscilliamo dal 10 al 28%. Pertanto direi che sotto il profilo delle percentuali, sia la stagione il primo semestre dell'anno, sia il picco estivo hanno dimostrato una positività del trasporto aereo pari a quella dell'anno scorso. Chiediamo al dottor Vergari una sintesi degli interventi più significativi realizzati nei principali scali nazionali e delle attività svolte nei confronti degli operatori aerei stranieri. Allora, cresce il traffico in modo importante rispetto al 2016, conseguentemente devono crescere le infrastrutture e conseguentemente deve crescere l'attività di sorveglianza dell'ENAC sia rispetto alle infrastrutture sia rispetto agli operatori. In effetti nel 2017 si sono avuti importanti crescite di traffico e conseguentemente una richiesta maggiore di qualità dei servizi e qualità di funzionamento. Le società di gestione in questo periodo hanno rispettato in generale quelli che erano gli investimenti programmati e quindi sugli importanti aeroporti dei sistemi sia intercontinentali ma sia anche gli aeroporti nazionali di qualità si è avuto passeggeri in più ma anche un'adeguata qualità di servizio. Abbiamo momenti di crescita straordinari su alcuni aeroporti, Bologna, Napoli, Catania, a queste devono far fronte altrettanto investimenti legati a interventi immediati. La pianificazione ha dato dei grandi risultati, ogni aeroporto ha un suo master plan approvato che prevedeva degli incrementi di traffico, ovviamente alcuni sono andati oltre, quindi c'è la necessità di trovare momenti di interventi che soddisfano richieste particolari. Dall'altro canto ENAC ha attivato una serie di controlli strategici sulle compagnie low cost, chiudendo accordi sia con le autorità irlandesi che con quelle spagnole. Sono in corso attività per l'accordo con la CAA e quindi congiuntamente a queste autorità sviluppiamo un intenso programma di verifica, di oversight su quelle che sono le attività di queste compagnie in Italia, in particolare Ryanair, in particolare Volotea, Vueling, facendo anche dei meeting e partecipando insieme alla autorità spagnola e irlandese agli auditi di Cefiti.